Buongiorno a tutti, oggi vi presentiamo in anteprima assoluta la nuova Skoda Superb. La vettura della casa ceca è stata ristilizzata e la lanceremo ufficialmente nel mese di ottobre. La vettura che vedete qua davanti è una 2000 TSI 290 cavalli con cambio DSG e trazione integrale 4x4. Nella versione più bella, la versione dedicata ai suoi fondatori, la versione Laurent Clement. Macchina completamente accessoriata, ora la scopriremo poi entrando dentro, ma partiamo dall'esterno dove troviamo le nuove soluzioni estetiche e tecnologiche che Skoda ha messo su questa vettura. Allora, intanto partiamo dal frontale dove Skoda ha fatto sparire i normali fari allo xenon per l'introduzione dei nuovi sistemi di fari full LED che comprendono anche il fen di nebbia completamente a LED. Nuovo è anche il disegno della parte anteriore della macchina con il nuovo paraurti disegnato con questa specie di branchie che si vedono laterali all'interno. Altra grande novità che troviamo la troviamo nel posteriore. Nella parte posteriore, infatti, Skoda, già con il modello Karoq, ha cominciato a cambiare il logo con la scritta proprio del nome Skoda. E sempre grande novità anche su Superb, le frecce dinamiche posteriori. Grande novità anche all'esterno, dove troviamo il sistema Cassy di apertura e di chiusura su tutte le maniglie della vettura. E entriamo all'interno per vedere le novità di questa vettura. Una vettura veramente, ma veramente bella. Allora, prima grande novità che vediamo su Superb è il Virtual Cockpit, quindi poi dopo lo vedremo nel dettaglio, il cruscotto digitale, display da 9 pollici e 2, interno completamente in pelle. Una cosa molto bella è il climatizzatore trizona, quindi la possibilità di poter gestire anche nella parte posteriore il climatizzatore. E una grande finezza, il poggiapiedi posteriori che ha la versione Laurent Clement di Skoda, veramente bella. Qua troviamo un'altra soluzione, il porta iPad posteriore, molto comodo per chi sta nella parte posteriore. Il cielo nero, che è proprio un accessorio che ha di serie la versione Laurent Clement. E vediamo nella parte anteriore le novità tecnologiche della vettura. Intanto vi voglio far vedere i sedili con il logo Laurent Clement. Guardate com'è fine e bello, ovviamente comandabile elettricamente con le posizioni. E partiamo da questo interno, intanto, dove si vede appunto il nuovo sistema del Virtual Cockpit con la possibilità, attraverso il tasto View sul volante, di poter scorrere le varie funzioni. Una delle cose più belle è poi la possibilità anche del sistema infotainment con sistema gesture control, quindi la possibilità di scorrere il display anche senza doverlo toccare semplicemente. Funzioni ovviamente Skoda Connect, App Connect, quindi troviamo tutto quello che Skoda oggi ci ha abituato a trovare nelle vetture, quindi tutto quello che è l'App Connect della vettura. Una cosa molto bella, conducibile a il display centrale, è il navigatore da 9 pollici e 2, che è veramente, ma veramente grande,
che ha la caratteristica anche di essere, volendo, trasportato anche nel display centrale, quindi la possibilità di poterlo vedere anche dall'altra parte. E ora vi faccio vedere come si può andare a inserire da quest'altra parte, dove troviamo, guardate che spettacolo, addirittura anche a schermo unico, veramente bello e sicuro, perché ovviamente permette ovviamente di poterlo vedere direttamente nella parte centrale. Sempre qua troviamo ovviamente tutte le funzionalità degli assistenti alla guida. Una novità che ha la nuova Superb è il Side Alert, che non sarebbe altro che la nuova versione del sistema Blind Spot, quindi il controllo dell'angolo cieco non è più sullo specchietto come prima, ma laterale allo specchio, e si illumina di giallo nel momento in cui sopraggiunge un veicolo. Sempre da quest'altra parte troviamo ovviamente tutto quello che è la parte telefono, il controllo multimediale del veicolo. Si trovano anche ovviamente il climatizzatore automatico, il sistema Media Command, che permette la gestione del sistema anche attraverso un dispositivo come un iPad, in più clima automatico trizona con sedili riscaldabili. L'innovativo ovviamente cambio automatico, che ci dà in più ovviamente anche il sistema sequenziale con le paddles al volante e le varie funzionalità, ad esempio il mod per il passaggio da normal sport piuttosto che eco, il freno a mano elettronico e la chiave chassis, appunto, perché la vettura ha accensione e spegnimento senza chiavi. In più, ultima cosa ma non per importanza, anche questa vettura è disposta di sistema Connect, Car Connect, e ha ovviamente la possibilità di collegarsi al centro assistenza o all'SOS o al sistema del servizio clienti. Vi faccio vedere una cosa nella chiusura. Guardate che spettacolo, il Virtual Cockpit con la vettura che si gira e saluta il conducente. Venitela a vedere e provare, perché veramente è una macchina spettacolare. E ora andremo a fare il test drive nel prossimo video. Grazie mille, ciao a tutti.